Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare, voglio dare tutti lodi dovuto al Padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Bruka Kudash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone, GMS, per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, Israele, sparsi nei quattro lati della terra, affaticando affinché questa verità possa arrivare dappertutto, e anche a coloro che con sincerità cercano questa verità. Shalom. Questa lezione sarà una sorta di continuazione a quello che ho lasciato riguardo gli angeli. Cosa fanno gli angeli? Ora che abbiamo capito che gli angeli non fanno altro che la volontà del Padre, sia angeli positivi e angeli negativi, nel senso angeli malvagi e angeli buoni, sono tutti al servizio del Padre. Ora andiamo a toccare qualcosa di più profondo qui e spero che Yahweh Hashem, Yahweh Shai, Hashem Bruka Kodash possa darmi le parole giuste per trasmettere questa verità a chi è stato destinato. Ok? Perciò c'è questa cosa che le chiese prendono, hanno diverse spiegazioni fuori, ok? Spiegazioni svianti, ok? Riguardo questo capitolo qui, libro di Genesi, capitolo 6, versetto 1. Leggiamo. E avvenne che quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra, e nacquero loro delle figlie, che i figli di Dio Yahweh videro le figlie degli uomini che erano belle e li presero per mogli di tutto ciò che volero. Ok? E l'Eterno Yahweh disse: il mio spirito non combatterà sempre con l'uomo, perché anche lui è carne, ma i suoi giorni saranno 120 anni. C'erano dei giganti sulla terra in quei giorni, e anche dopo ciò, quando i figli di Dio, Yahweh, vennero dalle figlie degli uomini e diedero loro dei figli, quelli stessi divennero uomini potenti che erano antichi, uomini famosi. Ok? Mi fermo qui. Cioè, la Chiesa ha una spiegazione sbagliata, sbagliatissima, sviante qui. E prima di iniziare, sono alcuni punti che vediamo. Intanto, chi sono intanto i figli di Dio? Ok? Come sapete, i figli di Dio li rappresenta i figli di Israele. Poi andremo a prendere dei precetti che vi fanno vedere questo, ok? E dovete capire che nelle scritture, questo è una password che ho imparato dagli apostoli anziani della Great Millstone GMS, ok? Ci sono tre classifiche dei uomini. Ci sono i figli di Dio, i figli degli uomini e i figli dei malvagi. Ok? I figli di Dio rappresenta i figli di Israele. I figli degli uomini rappresenta tutte le altre nazioni. E i figli dei malvagi rappresenta i figli di Esau, che sono la stirpe dei malvagi.
Ne ho fatto moltipliche video riguardo questo argomento, perciò non vado a ritoccarlo. A chi interessa basta andare a vedere chi sono i malvagi, che è su questo canale qui. Ok, che cosa succede qui? Noi abbiamo i nostri comandamenti, ok, che dobbiamo prendere moglie solamente dalla stirpe dei figli di Israele. Possiamo avere concubine di altre nazioni, ma le nostre mogli devono essere dei figli di Israele. E ce ne sono... Ho già fatto anche altri video riguardo questo argomento qui, magari sarà un'altra lezione, ok? E loro, i figli di Dio, i figli di Yahweh, ok, che sono i figli di Israele, si sono mescolati con i figli degli uomini, ok? Le figlie degli uomini, che sono le figlie delle altre nazioni, ok? E il padre non era contento per questo e dice: il mio spirito non combatterà sempre con l'uomo perché anche lui è carne, ma i suoi giorni saranno 120 anni. Dovete capire che a quell'epoca gli uomini vivevano molto più lungo. L'esempio è Metusela, che ha vissuto, ok, ha vissuto per un bel periodo, mi sa 945 anni, ok? Gli uomini vivevano così lungo. Allora il padre, come che lui è il creatore, deve solamente toccare qualcosa nella nostra gene per ridurre questa cosa qui. E ha toccato nella nostra gene questa cosa qui e ora l'età media, anzi, sì, l'età media, cioè non è la parola media, non è la parola che sto cercando. L'età, diciamo, più avanzata, più o meno, sì, più avanzata, è 120 anni. Il padre può anche fare vivere qualcuno più di 120 anni, se vuole, ok? Ma l'età media degli uomini l'ha ridotto, ok? Perciò non è che tutti vivranno fino a 120 anni. La massima che potrebbe arrivare, più o meno, è 120 anni, ok? Gli uomini muoiono... prima fanno 80-90, c'è chi arriva a 120 anni in Africa, ok, ma non tanto oltre. Allora, e qui dice: c'erano dei giganti, ok, sulla terra in quei giorni, e anche dopo ciò, quando i figli di Dio Yahweh vennero dalle figlie, ok. Allora, i giganti che si intende qui non si intende giganti di statura, ok? Si intende giganti di stato. Per esempio, abbiamo i giganti di giorno d'oggi. I giganti di giorno d'oggi sono i così chiamati uomini famosi. Sono i giganti di loro giorno d'oggi, ok? E questo non è per togliere il fatto che, sì, avendo una vita molto lunga, c'è Metusela che ha vissuto, se non sbaglio, fino a 965 anni, ok? Ora non voglio andare a tirare fuori questa genealogia, ma si trovano nel libro di Genesi, sempre qui, ok? Mi sa da capitolo 4, più o meno, ok? Sì, capitolo 4 ci dovrebbe essere, ok? Vivendo tanti anni vuol dire che avevano una statura molto più grande di quello che siamo adesso. Infatti noi uomini siamo andati sempre a degenerare, ok? Dunque non si intendeva giganti, si intendeva uomini famosi, ok? È quello che si intendeva. E i figli di Dio vennero alle figlie degli uomini. Hanno avuto rapporto con questi figli dei uomini e sono venuti fuori dei figli. Questi stessi divennero uomini potenti, ok? Che erano antichi uomini famosi, ok? C'è il libro di Genesi, ci vuole tanto lo spirito per capirlo. Ma una volta che riusciamo a capire il libro di Genesi, aprirà altri tanti libri,
ok? E questi figli di Dio, di che lignaggio è? Sappiamo che Adamo ha avuto Caino e ha avuto Abele. Abele è stato assassinato da Caino e il padre ha ridato un altro figlio a Adamo che si chiamava Set. Ok? E questo Set, infatti, andiamo a vedere il libro di Genesi 4. Partiamo da 20. Che questo è tutta un'altra lezione molto profonda. Ecco. Allora, il padre aveva dato al posto di Abele, che è stato assassinato da Caino, ok, gli ha dato Set, che infatti si è andato a vedere il significato della parola Abele nella lingua ebraica, che ora non mi viene, vuol dire respiro. Il respiro viene e va, ok. Lui era il lignaggio dei santi, ok, e da lui, dopo che è stato assassinato da suo fratello, il padre ha dato in posto suo Set, ok? E qui in versetto 26 dice: e anche a Set nacque un figlio e lo chiamò Enos. Allora cominceranno gli uomini a invocare il nome dell'Eterno, Yahweh. Perché c'era così tanta malvagità? Perché c'erano più i figli di Caino, ok, i figli è la stirpe dei malvagi, ok, che questa è la similitudine di quello che è successo tra Esaù e Giacobbe. Esaù voleva assassinare suo fratello Giacobbe, che lui è la stirpe dei santi. Giacobbe rappresenta i santi, che rappresenta Abele, ok. Caino è la stirpe dei malvagi, che rappresenta Esaù. Quei stessi spiriti sono uguali, è la reincarnazione di quei stessi spiriti là, ok? Ma l'unica differenza è che Esaù ha tentato di ucciderlo a Giacobbe, ma il padre non gli ha permesso questa volta qui, ok? Perciò, prima di questa faccenda qui, il nome del padre non era... è andato a perdersi, ok? E allora, quando si è nato Enos, in quei periodi lì, gli uomini iniziano a invocare il nome dell'Eterno, Yahweh, ok? E quei uomini sono la stirpe di Set, ok? La stirpe dei santi, ok? Perciò, tornando qui, i figli di Dio sono i figli di Israele. Ora andiamo a prendere delle scritture che vi faranno vedere questa cosa qui, che i figli di Dio, i così chiamati figli di Dio, sono i figli di Israele. E abbiate in mente dunque che i figli di Dio sono anche rappresentati come angeli, ok? E abbiamo angeli di due classifiche: angeli celesti e angeli terrestri. Alcuni angeli hanno il corpo celeste, ok? E alcuni angeli hanno il corpo terrestre. Perciò i figli di Israele, essendo nella carne terrestre, sono degli angeli anche. Ora andiamo a prendere i precetti. Andiamo a leggere dal libro di Salmi, capitolo 82, e leggiamo da versetto 6, che dice: ho detto, voi siete
dei, e tutti voi sono figli d'Altissimo. Ok? Qui sappiamo che sta parlando dei figli di Israele, ok? E sta dicendo che sono degli dei, sono dei figli d'Altissimo. Perciò, anzi, andiamo a vedere nella scrittura qui cosa dice. Salmi. Versetto 6. Io ho detto, voi siete dei, siete figli dell'Altissimo. Ok? E questo dovrebbe farvi ricordare il versetto che abbiamo letto qui. Ok? I figli di Dio videro le figlie degli uomini, che erano belle, e li presero per mogli di tutto ciò che vollero. Ok? Perciò questo non sta parlando degli angeli come le chiese dicono, che gli angeli sono venuti giù, si sono mescolati con gli uomini e bla bla bla. Sono delle cavolate. Questi figli di Dio rappresentano i figli di Israele, ok? I figli di Israele sono i figli dell'Altissimo. Andiamo a vedere il libro di Giovanni. La 10 e versetto 34. Questo è il libro di Giovanni 10, versetto 34. Yahweh Shai rispose loro. Queste sono le parole di Yahweh Shai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù. Ok? Yahweh Shai rispose loro. Non è scritto nella vostra legge: ho detto, siete dei? Vedete? Se li chiamasse dei, ai quali è stata rivolta la parola di Dio, che è Yahweh, e la scrittura non può essere violata. Ok? Perciò quelli che sono chiamati, che è stata rivolta la parola, la parola è stata rivolta ai figli di Israele nel Mount Sinai, nella montagna di Sinai. I comandamenti, i statuti, è stata rivolta ai figli di Israele e non è stata rivolta a tutte le nazioni. Perciò questa gente, a chi ha da fare con il Padre, sono i figli di Israele. E che cosa sono? Siete dei, sono dei dei, ok? E l'unico a riuscire ad arrivare, diciamo, al prodotto finale, ok, come saranno i figli di Israele, è Yahweh Shai, figlio del Padre. Lui è venuto, è morto, è risorto con un corpo glorificato, ed è quello che succederà a tutti i figli di Israele. Poi andremo più profondo. Ora voglio tirare fuori il libro di Giuda. Questo libro è molto profondo, perdonatemi, ma dunque dobbiamo toccarlo. E questo libro ci vorrebbe una lezione sua proprio. Questo è il libro di Giuda, ha solo un capitolo. Iniziamo da versetto 6. Anzi, iniziamo da versetto 5, che dice: ora voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutte queste cose. E ricordatevi che Giuda è il fratello, è un fratello del figlio del padre, è il fratello di Yahweh Shai, ok? Ora voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo, che il Signore Yahweh, dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese d'Egitto. E vedete? Dice che ora voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo. Ok? Anzi, andiamo a vedere un'altra versione cosa dice. Ok, ora voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo.
Perché deve ricordarci? Perché eravamo. Questo vi fa capire che la reincarnazione è biblica. E quando uno viene a conoscenza di questa verità, non lo sta imparando, si sta ricordando di cose che sapeva, ok? E che il Signore Yahweh, dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese d'Egitto, qual è il suo popolo che è stato salvato da Egitto? Israele. Fece in seguito perire quelli che non credettero. Infatti, tanti, dopo essere stati salvati, molti non credevano, hanno cominciato a fare diversi abomini, bla bla. Il padre ha ucciso tutti quelli nel, come si dice? Sì, ha ucciso tutti quelli e non hanno visto la terra promessa, ok? E questa è la similitudine di quello che sta per arrivare, ok? Andiamo avanti. Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne per il gran giorno del giudizio. Gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Allo stesso modo Sodoma e Gomorra e le città vicine che si abbandonarono come loro alla fornicazione e ai vizi contro natura sono date come esempio portando la pena di un fuoco eterno. Ok? E quello che sta parlando qui, questi angeli, dice che questi qui che sono stati disobbedienti quando dopo essere salvati dall'Egitto, ok? Sono stati uccisi, ok? Sono stati distrutti, non sono riusciti a vedere la terra promessa che è Israele, ok? Egli ha pure custodito nelle tenebre in catene eterne. Queste tenebre, catene che sta dicendo, sono le tenebre del peccato, diciamo. Cioè, non è proprio... E quegli angeli che sta parlando sono i figli di Israele, ok? Questo corpo che abbiamo è una catena, ok? Questo corpo terreno è una catena, perché in questo corpo non riusciamo a osservare tutti i comandamenti alla perfezione. Perciò è una catena. E l'unico che è riuscito, come avevo detto prima, a fare tutto, e diciamo il prodotto finale, è il figlio del padre, Yahweh Shai. Lui ora, dopo la morte, gli è stato dato un corpo glorificato. E questo corpo riesce a osservare i comandamenti alla pienezza, 100%. Ok? E questa è la similitudine di quello che succederà ai figli di Israele. Torneremo a diventare figli di Dio. Torneremo ad essere chiamati figli di Dio. Perciò qui, questo libro è molto profondo, perdonatemi. Questo libro è molto profondo, ok? Che avrei voluto approfondire di più, ma non voglio uscire da quello che stavo insegnando. Dunque, egli ha pure custodito nelle tenebre in catene eterne per il gran giorno del giudizio. Gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Ok? Quelli che hanno abbandonato la verità, che sono i comandamenti statuiti del Padre, e cominciano a seguire il mondo, le menzogne del mondo. Ok? È stato preparato il giorno speciale per tutta quella gente là, come è successo nel paese di Sodoma e Gomorra, ok? Ora, per darvi più precetti, andiamo a vedere il libro di Osea, scusatemi. Libro di Osea. Uno e dieci.
Ok. E dice: Osea 1:10 dice: Tuttavia il numero dei figli di Israele sarà come la sabbia del mare, che non può essere misurato né numerato, e avverrà che nel luogo dove fu detto loro: Voi non siete il mio popolo, là si dirà loro: Voi siete i figli dell'Iddio vivente, Yahweh. Avete visto? Perché ora siamo chiamati, non siamo più i figli del Padre in questo momento, perché viviamo nel peccato. Ok? Il Padre ci sta risvegliando, come dice il libro di Ezechiele 33, penso. Ok? Ci sta risvegliando. E stiamo prendendo coscienza di questa verità, ok? E nel giorno del ritorno di suo figlio Yahweh Shai, tutto il mondo saprà che siamo i veri figli del Padre e saremo richiamati di nuovo i figli di Dio, come eravamo chiamati una volta. Gli israeliti erano figli di Dio, ok? Figli di Dio vivente, ok? Nel luogo dove fu detto: Voi non siete il mio popolo, là si dirà: Voi siete i figli del Dio vivente, Yahweh. Ok? Ora, riguardo quello che avevo detto prima, riguardo il corpo, che ce ne sono due tipi di corpo, ok? Si trova nel libro di Primo Corinzi, capitolo 15 e versetto 39. E anche qui è molto da approfondire, ma Yahweh, inizio dal versetto 38, ma Yahweh gli dà un corpo come gli è piaciuto e ad ogni seme il proprio corpo. Ogni carne non è la stessa carne, ma c'è una specie di carne di uomo, un'altra di animale, un'altra di pesce e un'altra di uccelli, ok? Ci sono ancora corpi celesti e corpi terrestri, ok? Sono due tipi di corpi, ma la gloria del celeste è una e la gloria del terrestre è un'altra. C'è una gloria del sole, un'altra gloria della luna, e un'altra gloria delle stelle, perché una stella differisce da un'altra stella in gloria. Così è anche la risurrezione dei morti. Viene seminato nella corruzione e cresciuta in incorruttibilità. Ok? Viene seminato nel disonore e risolta nella gloria, e seminato nelle debolezze e elevato al potere. E per sapere questa cosa, l'esempio perfetto è quello che è successo al figlio del Padre, Yahweh Shai. Lui è il prodotto finale, come arriveranno i figli di Israele. Lui aveva un corpo terreno, come vedete qui ce ne sono due tipi, corpi celesti e corpi terrestri, ok? E le glorie sono diverse, ok? I corpi celesti sono molto, molto, molto più elevati, più gloriosi del corpo terrestre, perché nel corpo terrestre uno può peccare, ma i corpi celesti non possono peccare. Hai tutta la legge scritta nel cuore, ok? Perciò l'esempio perfetto è figlio del Padre, Yahweh Shai. È stato ucciso, questo corpo terrestre che abbiamo può essere ucciso, ma quello celeste no, può essere ucciso solo dal Padre stesso, Yahweh, ok? Ma i uomini non lo possono uccidere, ha una gloria diversa, ok? Yahweh Shai nel corpo celeste ha fatto anche toccare il suo corpo, le sue ferite ai suoi apostoli. Perciò vedete che è un corpo fisico, ma in stesso momento straordinario, ok? Un corpo per vivere per sempre,
che non può corrompere, ma il corpo che teniamo adesso può essere corrotto. Ora andiamo a leggere dal libro di Ebrei. Se prendo qui. No. Libro di Ebrei. Capitolo 8 e 10. Libro di Ebrei, capitolo 8 e 10 dice: poiché questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore Yahweh, metterò le mie leggi nella loro mente e le scriverò nei loro cuori, e sarò per loro un potere, ed essi saranno per me un popolo. Come vedete, in questo momento, con il corpo terreno che abbiamo, questo non può succedere. Allora, quando tornerà il Padre, saremo trasformati, ok? E noi stiamo pregando affinché il Padre ci possa contare tra i suoi eletti. Avremo un corpo celeste e la legge sarà scritta, ok, nella nostra mente e nel nostro cuore, ok? Che la mente alla fine è il cuore, ok? Infatti, andiamo a vedere qui cosa dice. Ok, la parola mente è dianoia. Che dice mente, comprensione, immaginazione. Vedete? Cioè lo spirito, ok? Ok? Dunque, il punto è stato fatto che la legge sarà scritta dentro di noi e noi non potremo più essere sviati né peccare. Leggo un ultimo precetto per chiudere. Libro di Secondo Pietro. Secondo Pietro, capitolo 2 e 4. Che dice: perché se Yahweh non ha risparmiato gli angeli che hanno peccato, ma li ha gettati nell'inferno e li ha consegnati in catene di tenebre per essere riservati al giudizio. E questo sta parlando dei figli di Israele. Vedete che possiamo anche essere chiamati degli angeli, ok? Perciò, quando vedete qui che dice che i figli di Dio, che sì, sono anche angeli, ma sono i figli di Israele che rappresenta. Videro le figlie degli uomini che erano belle e li presero per mogli di tutto ciò che vollero. Ok? Anche come avete letto nel libro di Primo Corinzi prima, 15 e 38, che dice che ce ne sono due diversi tipi di corpo e le glorie sono diverse. Ok? Il corpo celeste non ha nulla a che fare con quello terreno. Ok? Saranno super diversi. Perciò io spero che siete stati edificati e spero che il punto è stato passato, che qui si tratta dei figli di Israele, ok? Non sono quello che dice il mondo, che gli angeli sono venuti e si sono messi insieme con le donne e si sono nati dei giganti, bla bla bla. La religione non ha la verità. Detto questo, spero siete stati edificati. Do tutti i lodi dovuti al Padre Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash.
miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti. Alla prossima. Shalom.